Copio il mio buon amico Romeo Agresti, dato che anche lui ha iniziato il video di oggi con una sigla, con tre lettere, che subito quando l'ho visto ho detto, boh, chissà che cosa voleva intendere. Era logico, mi è piaciuto e ho scelto la stessa strada per un altro tipo di discorso. Oggi perché siamo qui? Cosa significa questa sigla? No, anch'io non sono impazzito al pari di Romeo. Ve lo spiego assolutamente. Come sempre, vi invito lasciare un like, vi invito a lasciare un commento, a farmi sapere prima che venga svelata la sigla, secondo voi cosa vuol dire? E poi una piccola precisazione perché ieri vi ho detto domani parla Allegri, invece no, parla domani, ma lo devo dire oggi perché parla sabato. Ero già in clima Serie A, purtroppo domani sì, c'è una gran partita che è il derby di Milano e invece noi giochiamo domenica, quindi Allegri parlerà nella giornata di sabato. Domani è per sapere cosa dirà Allegri e per sapere tutte le novità di formazione. One Football da scaricare inquadrando il QR code, ragazzi, come al solito, molto molto semplice. Fate semplicemente una fotina con la fotocamera del vostro cellulare al QR code, ve lo scarica in automatico, ci saranno tutte le informazioni sulla vostra squadra del cuore. Magari non siete tifosi della Juve, spero di sì in realtà, però so che ci sono tanti altri tifosi di altre squadre che vengono qua ad ascoltare tranquillamente e lo fanno anche se ho i capelli biondi. Per cosa sta quindi DVM? Qualcuno potrebbe dire di Dujan, V Vlaovic, M. Qualche tifoso della Fiorentina potrebbe completare la sigla, ma non è quella. Non è assolutamente quella. E non è nemmeno Dujan Vlaovic. Ma sono i nostri tre attaccanti: Dybala, Vlaovic, Morata, DVM. Perché DVM? Tanto perché mi auguro di vedere un tridente che possa essere battezzato ufficialmente DVM. L'abbiamo fatto noi per la prima volta, l'avete visto su questo canale il 4 di febbraio del 2022, intorno a mezzogiorno, anche se sto registrando intorno alle 10. Quindi vi prendo i crediti, a parte gli scherzi. Tutti ci aspettiamo di vederli insieme. Secondo me sono anche tre giocatori che insieme possono giocare alla grandissima. Vi ho già illustrato in un certo video che ho fatto qua sul canale tutte le opzioni, i moduli e gli incastri che Allegri potrà utilizzare con tutti i giocatori nuovi a disposizione. Quindi eventualmente andatevi a rivedere quel contenuto se ve lo siete perso. Ma al di là del fatto che sì, non vedo l'ora di vederli insieme, non me li aspetto già col Verona, ma per un semplice motivo, e ne abbiamo parlato nel video di ieri, dicendo che ci sono degli incastri particolari di formazione dovuti anche alla pausa nazionale che ha visto alcuni sudamericani impegnati in partite importanti. Dybala, per dire, è stato uno di quelli che era convocato, che ha giocato pochissimo, ma che si è fatto i suoi viaggi. Ieri vi avevo detto: guardate, secondo me Dybala difficilmente partirà dal primo minuto per questa cosa qui. Invece oggi vi dico che potrebbe addirittura rientrare nelle rotazioni, entrare nel giro dei titolari, nel giro del primo minuto. Poi in questo caso potrebbe addirittura sedersi Vlahovic, potrebbe restare Dybala, Morata dal primo. Sono tutte ipotesi, comunque dopo sarà domani Allegri a dirci la sua, proprio perché ieri Dybala ha già svolto con i compagni la seduta di allenamento, quindi è rientrato prima di quanto potessi immaginare, ha disputato una sessione di allenamento completa, è a disposizione dell'allenatore e sarà lui a decidere, Allegri, a decidere se Dybala giocherà dall'inizio oppure no. Quindi non me l'aspetto già con l'Hellas, questo tridente, questo trittico. Se dovessero andare male le cose a partita in corso potrebbe pure starci, però per il momento mettiamolo lì. Perché DVM? Perché stiamo parlando di tre giocatori che hanno tre storie diverse alla Juve e tre destini complicati. Allora, cerchiamo di ragionare un attimo. Partiamo da Morata. Morata è il giocatore che ufficiosamente era in uscita già in questa sessione di calciomercato. E quindi, essendo in uscita in questa sessione di calciomercato, ci si aspettava di non vederlo più a Torino al termine della stagione. Anzi, si pensava che Vlahovic potesse essere appunto l'erede di Alvaro Morata. E invece no. È rimasto Morata, è arrivato Vlahovic. Verosimilmente da qua a giugno la strada è quella del ritorno a Atletico di Madrid, ma come diceva anche Romeo l'altro giorno qua sul mio canale, attenzione perché poi la Juve potrebbe fare dei ragionamenti, cercare di capire quanto costa al ribasso Alvaro Morata, e dato che abbiamo già pagato una ventina di milioni di euro per 2 anni di prestito, 35 milioni quest'estate non ci stanno per il riscatto, ma se l'Atletico dovesse dirti una decina di milioni lo acquisti a titolo definitivo dopo che ne hai già spesi altri 20, forse ti converrebbe pure investirne 10 in più e andarlo a acquistare, farlo tuo e poi ragionare.
non dico che converrebbe al 100%, ma è un'opzione, una strada che si può aprire. Poi bisognerà vedere anche l'incastro con Vlahovic, l'incastro con Dybala, tutti insieme, se la DVM potrà davvero funzionare oppure no. Quindi forse Morata potrebbe anche riaprire uno spiraglio di permanenza alla Juve, ma per il momento il destino di Morata sembra scritto, e cioè ultimi mesi alla Juve, poi si torna in Spagna e dopo fai un po' quello che vuoi, Barcellona, chi ti potrà cercare, chi ti potrà volere. Quindi Morata sembra quello con il destino più scritto. Poi c'è Vlahovic, che invece è quello col destino più certo, e cioè rimarrà la Juventus, acquistato a titolo definitivo, una spesa complessiva di quasi 80 milioni di euro, un giocatore che ha ancora tutto da dimostrare, ma ha 22 anni, non ha mai giocato in Champions League, non ha mai giocato in un top club, insomma è un giocatore che per la prima volta ha l'impatto in carriera, fa il passo lungo in carriera, ritrovarsi di fianco come compagni reparto tra gli altri appunto Morata e Dybala non potrà fare altro che esaltare tanto il ragazzo stesso e poi anche le sue doti, e in partita potrebbero essere fondamentali anche le giocate degli altri due per aiutare Vlahovic a rendere al meglio. Quindi Vlahovic è il futuro della Juventus, se Morata è la certezza, Vlahovic è la certezza ma in senso di permanenza, uno in senso di uscita e uno in senso di permanenza. E poi c'è Paolo Dybala. C'è Paolo Dybala che mi sembra il classico dipendente che viene assunto a tempo determinato e avvicinandosi alla scadenza del contratto a tempo determinato deve andare a bussare alla porta del capo o della segretaria e dire sapete che mi scade il contratto, vero? Ci state lavorando? Vorrei organizzarmi. E lui dicono sì, stai tranquillo, ci stiamo guardando. E poi magari non è vero, passatemi il parallelo, però sembra esattamente quella la situazione. Sappiamo tutti quello che è successo con Dybala, non sappiamo come è andata esattamente, ma anche di questo abbiamo già parlato. Però se qualche settimana fa la mia posizione era in questa Juve, uno come Dybala va rinnovato, chiudendosi gli occhi, dandogli una penna e facendogli firmare un contratto, poi magari mancino anche con la mano, con l'arrivo di Vlahovic, vi dico la verità, ho leggermente ritrattato questa posizione. Sono ancora dell'opzione Paolo Dybala, rinnovatelo. Rimango lì, poi io, sapete, da quando è arrivato Dybala, ho comprato la sua maglia tutti gli anni tranne in due, che sono stati i primi due dell'arrivo di Ronaldo, dove l'ho presa appunto di Cristiano, ma lì non si poteva fare altrimenti, c'era un hype incredibile. Però per tutti gli altri anni ho la maglia di Dybala, quest'anno compreso, l'ho acquistata. Io quando ho fatto il pagellone di fine andata, Dybala l'ho messo praticamente come secondo giocatore migliore della Juve, il primo d'élite, secondo a pari merito Dybala, Locatelli e ora non ricordo quali altri, però per me Dybala è uno dei giocatori migliori di questa Juve, capocannoniere stagionale, giocatore imprescindibile, caratteristiche tecniche qualitative superiori alla media e sicuramente superiori all'interno della nostra Juve. E sono sempre stato qua a dirvi, uno come Dybala, ragazzi, si rinnova al 100%, perché se questa Juve mette in discussione anche Paolo Dybala, allora non ci siamo. Rimango di questa idea, ma allargo leggermente il discorso e apro leggermente, ma veramente stiamo parlando di una leggerissima apertura, dato che è arrivato Vlahovic, e quindi Vlahovic potrebbe essere quel centro gravitazionale nuovo sul quale costruire la Juve. Ora, rimango dell'idea che Vlahovic debba ancora dimostrare tutto, e penso che sia qualcosa di oggettivo, difficilmente qualcuno potrà venirmi a dire no, non è vero, hai detto una cazzata, no, Vlahovic non ha mai giocato in un top club. Io sono dell'idea che la Juventus potrà fare molto, molto, molto bene, e quindi benvenuto Dusan, facci sognare già da domenica sera, però capite bene che un investimento come quello su Vlahovic pesa, e non poco, e quindi poi bisognerà fare delle valutazioni. Se devo scegliere tra riscattare Morata 10 milioni e rinnovare Dybala, è ovvio che vado a rinnovare Dybala. Non era quello il parallelismo, Però potrebbero aprirsi delle ipotesi interessanti sul mercato che vanno anche a completare un tridente con Federico Chiesa. Traduco, se la Juventus quest'estate decide di andare su un centrocampista importante, allora ecco che il modulo di riferimento potrebbe passare da 4-2-3-1, come abbiamo giocato fino adesso, a 4-3-3, in pianta stabile, e questo potrebbe costare il sacrificio di Paolo Dybala. Poi, a me, sinceramente, del modulo me ne frega poco, mi interessa che la Juventus in campo renda e vinca, quello senza ombra di dubbio. E sono dell'idea che siamo stati anni qua a ragionare sul fatto che
Dybala chiamasse una prima punta al suo fianco, che al meglio l'avesse fatto vedere con Mandzukic prima, Higuain poi, che con Ronaldo avesse sofferto invece l'assenza di una vera prima punta che andasse a riempire l'area di rigore, che Morata non fosse in grado di fare quel ruolo, non fosse quel giocatore in grado di esaltare le caratteristiche di Dybala. L'avevamo già visto anche la prima avventura di Dybala-Morata, il primo anno insieme, dove sì, avevano giocato, ma il partner ideale di Paolo era Mandzukic, cioè, ed era riuscito a panchinare pure Morata per larghi tratti della stagione. Poi Alvaro è quel giocatore a spot, a partite secche, che te le risolve, te le decide. Lui è quel giocatore lì. Sulla continuità, meglio altri giocatori, come potrebbero essere Vlahovic e Dybala. Secondo me Vlahovic e Dybala sono una coppia che si sposa benissimo, benissimo, e non vedo l'ora di vederli in campo, magari già da domenica. Quindi quel DVM potrebbe diventare solo un DV, che sta per Dusan Vlahovic, ma anche per Dybala Vlahovic. Quindi vediamo un po', io sono dell'idea che possano sposarsi bene sia Dybala Vlahovic, sia Morata Vlahovic, sia Dybala Morata Vlahovic. E Dybala Morata è forse la coppia un po' più debole in questo momento, non proprio, cioè quella che si incastra peggio per caratteristiche, perché Morata l'ha sempre detto Allegri, un giocatore straordinario in grado di adattarsi ai compagni che ha intorno, è vero, però mi ha sempre dato l'impressione di essere un attacco un po' leggerino, e lo abbiamo visto comunque anche in questa prima parte di stagione. Quindi ci sono dei ragionamenti da fare sugli attaccanti, degli incastri particolari che poi vanno anche a seconda dell'avversario, dello stato di forma dei nostri attaccanti, che hanno tre destini diversi. Quello con la poltrona, tempo indeterminato, meno male Vlahovic. Quello in scadenza sicura, Morata gli hanno già detto guarda, poi anche qua sicuro non c'è niente, guarda, niente. E quello che dico, ma sì dai, ci guardiamo poi per il rinnovo, però è lì che non si sa che cosa accadrà. Tra l'altro questo è il mese di Paolo Dybala, perché tra febbraio e marzo devono decidere un po'. Dentro o fuori, non è che possono arrivare al 30 di giugno e dirgli va bene Paolo, adesso lanciamo una monetina, se esce testa rinnovi, se esce croce no. Quindi questo è il mese delle decisioni, sia per lui che per Cuadrado, per Narreschi, De Sciglio, Perin, non penso Douglas Costa, che ora è andato ai Los Angeles e probabilmente scadrà il suo contratto, verrà tesserato da chi vorrà tesserarlo semplicemente. Però la Juventus quest'estate avrà un sacco di contratti in scadenza, ne avrà tanti anche nella prossima sessione di calciomercato, quindi la Juve deve già iniziare a capire su chi puntare e chi no, quali sono i giocatori che escono, quali sono gli obiettivi che possono invece entrare. Per dire, l'altro giorno con Romeo si faceva il nome di Zaniolo. Io non immagino l'ingresso di Zaniolo per sostituire Dybala, perché secondo me, semplicemente, con tutto il rispetto per Zaniolo, ma se esce Dybala entra Zaniolo, in questo momento la Juve ci perde, si indebolisce. Quindi capisco eventualmente l'ingresso di Zaniolo al posto di Bernardeschi, al posto di Morata o di quei giocatori lì, che possa poi diventare anche un potenziale titolare. Però se la Juve ha bisogno di aumentare la qualità, ha bisogno di aumentare il livello, non può cedere un titolare per uno che al pari di Vlahovic, comunque in una grande squadra, non ha mai militato, in Champions ha giocato, ha fatto anche molto bene, mi ricordo una doppietta di Zaniolo in Champions contro il Porto, mi pare, con la Roma. Quindi è un giocatore diverso rispetto a Vlahovic, perché qualche esperienza l'ha già fatta. Però capite bene che se vogliamo cercare di alzare il livello della Juve, allora lo standard deve essere giocatori fortissimi nei titolari, giocatori molto forti anche con le riserve, o comunque che possano intercambiarsi a livello di turnover, in modo che la squadra poi non ne risenta particolarmente. Fatemi sapere un po' la vostra qui sotto nei commenti. Febbraio importante anche per un altro motivo, cioè la Champions League, dato che giochiamo l'andata contro il Villarreal proprio tra una ventina di giorni circa. E qua il discorso si andrà a intrecciare con Paolo Dybala. Ho pronto un video da mesi, avevo fatto un'analisi, ho tutte le statistiche pronte, ve lo porterò quando si avvicinerà il 22 di febbraio. Un bacio ragazzi.